Giornalino comunale. Allora, riprendiamo a fare il giornalino comunale, concedendo anche uno spazio ai gruppi consigliari. Come vedete, siamo coerenti con quanto ci eravamo detti. E, ci siamo riorganizzati in questo modo. Ora io vi manderò una nota, diciamo, una comunicazione ufficiale rispetto a questo tema. E nella comunicazione vi scriverò che abbiamo individuato presso l'URB, nella pensione di Daniela Roversi, la referente dei gruppi consigliari, quindi sarà lei che vi scriverà per darvi le scadenze, entro quale giorno mandare gli articoli, e poi voi manderete a lei gli articoli. Il giornalino, cioè le spese della comunicazione, hanno subito per legge un taglio del 80%, quindi il giornalino ora si deve sostenere soprattutto grazie alle sponsorizzazioni. Alcune le abbiamo già, dobbiamo incrementarle perché quelle che abbiamo oggi non ci permetteranno di fare le 4 uscite che ci piacerebbe fare, quindi se qualcuno anche qualche... Sul sito del Comune trovate già, insomma, anche l'avviso di chi vuole sponsorizzare facendo pubblicità sul giornalino, lo può fare, insomma. Questa è la prima comunicazione. Ho detto tutto, vero? Poi vi è arrivato, ma vi ricordo, quella cena, la cultura della legalità, venerdì 30 marzo, no, che è? Qualcuno si ricorda dov'è? Comunque, sì. Vi è arrivato la comunicazione, comunque ve la rimandiamo, no? È a Bologna, ma è organizzata, insomma, e diffusa su tutto il territorio della provincia. Quando è la cena? È vero. Allora tu dai questo avviso. Io avevo segnato questo. Tiziana? Sì, mentre invece è sempre venerdì prossimo, 30 marzo, ci sarà questa cena al buio, che è un'iniziativa promossa da Movat Wilson, alcune famiglie insomma, che al loro interno hanno persone con disabilità, in collaborazione anche con il Centro Sociale e Culturale. E praticamente la particolarità di questa cena, che davvero si svolgerà proprio al buio, sarà quella che i camerieri saranno persone non vedenti e sarà una situazione un po' ribaltata, in cui saranno loro che comunque, diciamo così, aiuteranno le persone che comunque possono vedere in una situazione, insomma, un po' chiaramente molto particolare. Ecco, questo è anche un po' per sperimentare diciamo così, durante quelle ore in cui si sarà insieme, appunto, cosa vuol dire non vedere, ma anche sviluppare, diciamo così, anche quelli che sono comunque, cioè, gli altri sensi, ecco, che abbiamo. Ecco, credo che sia comunque un'iniziativa che insomma, per chi vorrà, insomma, valga la pena, insomma, partecipare. Prossimi consigli comunali. Allora, il primo consiglio comunale è previsto a breve il 28 marzo, non ricordo se l'avevo già detto, il prossimo consiglio comunale, che è vicino, il 28 marzo. Poi dopo avremo quello del 12 aprile per l'approvazione del bilancio, poi quello del 30 aprile per il consuntivo, perché quest'anno approviamo il bilancio, poi è già ora di fare il consuntivo. Sì, quindi 28 marzo, 12 aprile, 30 aprile. Non lo so, non credo. Oggi. Non lo so, non mi ricordo. Quale data dici? 28? 28? No, non sono tutti. Bene, ci sono altre comunicazioni, interrogazioni? Niente. Allora vi ringrazio e dichiaro chiusa la seduta, grazie anche al pubblico, buonanotte a tutti.